Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia da Coia delle Fonti si amplia. Lo scorso sabato 19 ottobre è stata ufficializzata l'adesione al partito dei consiglieri comunali di Coia delle Fonti, Ezio Caporusso e Pietro Dantini, nonché del vice sindaco e assessore Claudio Solazzo. Alla conferenza stampa tenutasi nella sede del circolo territoriale locale del partito in via Monsignor Cirielli erano presenti anche il presidente provinciale di Fratelli d'Italia ed europarlamentare Michele Picaro e la vicepresidente provinciale del partito, senatore Vita Maria Nocco. Ovviamente la presenza del sindaco dimostra e denota come questa amministrazione, questa maggioranza, con l'ingresso di nuove figure all'interno di Fratelli d'Italia, rappresenta un ulteriore punto di forza, un punto di forza per l'amministrazione De Noci, che da sempre sta operando nell'interesse della comunità di Acquaviva, rappresenta una maggiore attenzione e possibilità di poter svolgere al meglio l'attività politica di Fratelli d'Italia, sempre a supporto di questa amministrazione che bene ha fatto e bene deve continuare a fare. È stato un passaggio quello che a breve annuncerà il coordinatore con l'assessore, i consiglieri, che nasce da un percorso naturale, che è la cosa più bella che poi in politica possa accadere, perché non c'è alcun tipo di fusione a freddo, come si suol dire, ma c'è una convergenza di idee, di attività e di risorse umane che insieme vogliono, come ho detto prima, per Fratelli d'Italia contribuire al miglioramento della qualità della vita di Acquaviva. Caporusso, Dantini e Solazzo dunque si uniscono all'assessore Maria Grazia Barbieri e ai consiglieri Franco Montenegro e Francesco Bruno, consolidando Fratelli d'Italia come la prima forza politica in consiglio comunale. A margine dell'incontro abbiamo avuto la possibilità di chiedere a Vita Maria Nocco il lavoro del governo centrale sulla manovra di bilancio. Adesso siamo nella fase di definizione della manovra di bilancio e quindi un momento importantissimo per il nostro Paese. Ovviamente sappiamo tutti che siamo in una situazione di estrema difficoltà perché ci sono tante problematiche che si sono verificate, cominciando dalla pandemia, poi tutte le varie guerre, ma anche tutta la situazione che ci siamo ritrovati con il superbonus che ha creato anche gravi danni proprio al bilancio dello Stato. Ma nonostante tutto ci siamo impegnati su questo e soprattutto dimostrando l'attenzione nella vicinanza alle famiglie, perché abbiamo riconfermato comunque il cuneo fiscale, una manovra e un impegno che richiede tanti fondi a disposizione, ma nonostante tutto ce l'abbiamo fatta, ma in che modalità? Sicuramente essendo più vicini ai bisognosi, ma allo stesso tempo anche chiedendo un enorme sforzo a chi comunque ha maggiori disponibilità, come per esempio le banche o anche le assicurazioni, perché è necessario che in un momento di difficoltà tutti quanti possano comunque dare il proprio contributo affinché l'Italia non indietreggi e non abbia comunque dei gravi danni. È importantissimo scegliere sempre, fare delle scelte strategiche che puntino sempre al rilancio economico, perché altrimenti poi queste conseguenze le troveremo anche nel futuro. Quindi ancora nuovamente sempre la possibilità di sgravi fiscali anche per le donne o per i giovani che danno la possibilità alle aziende di fare assunzioni e quindi di usufruire di decontribuzioni, ma soprattutto anche è stato fatto anche una manovra sulle detrazioni fiscali. Questa è una novità che viene introdotta, perché le detrazioni fiscali, per esempio, soprattutto chi ha dei redditi maggiori potrà usufruire a seconda dei propri dei figli a carico anche di un tetto massimo. È vero che qui si sta chiedendo nuovamente un sacrificio, però lo si fa sempre andando a chiederlo a quelli che sono le persone e gli operatori che hanno anche maggiori disponibilità economiche, perché non possiamo, rispettiamo quello che è il nostro programma, di essere vicini comunque ai più bisognosi, di essere più vicini, nonostante sia stato tolto il reddito di cittadinanza, che comunque poteva sembrare un sostegno, ma in realtà era anche un appiattimento per la società. Infatti abbiamo visto che il tasso di occupazione è aumentato, diminuendo quindi la disoccupazione, e questo grazie anche a tutte le manovre che sono state fatte precedentemente anche con le precedenti leggi e manovre di bilancio.
Michele Picaro, che fa parte della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, abbiamo chiesto qual è il futuro dell'automotive in Puglia. Come Fratelli d'Italia abbiamo avviato un percorso a livello europeo che ha chiaramente espresso un principio, che è la transizione energetica, la possibilità di passare dal motore termico al motore elettrico può accadere quando ci sono le condizioni per garantire la sicurezza dei nostri lavoratori e di tutto il comparto. Lo abbiamo detto nella precedente legislatura e nonostante questo con Timmermans le politiche volevano andare senza alcun tipo di criterio nel passaggio nel 2036 automatico con l'elettrico. Le elezioni elettorali hanno dimostrato che quelle politiche sono state fallimentari, infatti Timmermans non è stato neanche eletto. Oggi la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno un'attenzione diversa rispetto a quella programmazione e anche con la presenza del ministro Urso a Bruxelles nelle scorse settimane si è avviato un percorso e un ragionamento diverso che vuole accompagnare una transizione ambientale ed energetica rispetto agli interessi che riguardano i lavoratori e i nostri comparti. E di questo io sono convinto che il Parlamento europeo e la Commissione europea avvieranno una riflessione che garantirà la possibilità a tutti di poter avviare questo percorso. Poi c'è anche il tema dell'idrogeno che oggi oramai è in evoluzione, potrebbe fungere da apripista a un nuovo modello di transizione energetica pulita, sana e più efficiente.